Oggi parliamo di imbuti, quindi non mi sono trasformato in un ferramenta, non voglio venderti un imbuto per fare la marmellata, per mettere la marmellata dentro un vaso, che poi la marmellata probabilmente qua non ci passerebbe, si intoppa e non passa. Vogliamo andare a parlare di quello che è l'imbuto, che in inglese si dice funnel. Quindi sicuramente se hai un e-commerce avrai sentito parlare di questo fantomatico funnel di cui ormai tutti parlano. Essenzialmente il funnel è l'imbuto di marketing, quindi noi qua sopra andiamo a metterci il traffico cerchiamo di incanalarlo il più possibile e farlo poi qua scendere in vendite. Qua entra il traffico e qua sotto escono i soldi. Essenzialmente questo è quello che è un funnel. Allora, c'è molta confusione per quello che riguarda il funnel, perché tutti dicono: ma hai un funnel? Perché se non hai un funnel non potrai vendere nulla. Il punto è che tutti hanno un funnel, perché qualunque tipo di percorso fai fare alle persone per poi arrivare a una vendita, anche se questo percorso è un percorso proprio completamente semplice, come mettergli davanti un prodotto, tasto acquista, clicco acquista, vado al carrello, acquisto, quello è un funnel. È un funnel molto semplice, un imbutino molto strettino, molto semplice, ma è un funnel. Quindi la domanda non è: hai un funnel? Ma la domanda è: hai un funnel che converte? Sì, perché quello che vogliamo fare è portare tante persone a darci tanti soldi. Quello che è da andare a misurare è il buco del nostro imbuto, perché ci sono imbuti con un buchino piccolo e imbuti con un buchino più grande. Che cosa significa questo? Significa che puoi fare un funnel dove mandi tante persone ma ne escono poche vendite, quindi tante persone vengono perse durante tutti i vari step del funnel, mentre invece puoi fare un funnel più largo dove mandi tante persone, certo ne perdi durante tutti i vari processi, ma ottieni comunque più vendite rispetto al funnel di prima. E sicuramente puoi andare a ottimizzare ancora questo funnel, lo puoi allargare finché vuoi, puoi arrivare a fare in modo che la maggioranza delle persone che entrano si trasformino in soldi. E questo è tutto un lavoro che vai a fare attraverso strategie, attraverso tecniche, andando ad analizzare che cosa funziona sul tuo sito e cosa non funziona sul tuo sito. Il funnel è un qualcosa che ti permette di sapere, un funnel costruito bene, perché come abbiamo detto tutti hanno un funnel, ma un funnel strategico, un funnel pensato per arrivare veramente all'obiettivo, è un qualcosa che ti consente di avere tanti punti su cui andare ad agire. Tu puoi andare, quando hai un buon funnel, andare a capire dov'è il punto in cui le persone si fermano ed escono, per poi andare ad agire esattamente su quel punto e fare in modo che le persone vadano avanti. E questo è il processo che nel giro nel tempo, no? Quindi andando a fare le prove, tutte le varie prove che occorrono, è quel processo che fa sì che il buco in fondo diventi sempre più largo e che quindi si trasformino sempre più persone in clienti. Se vuoi approfondire questo tema, ti suggerisco di iscriverti al mio prossimo webinar. Lo trovi su www.amosboilini.it/webinar. Andremo a parlare in un primo momento di traffico, che quindi è la parte principale, è la parte che devi portare le persone qua in alto, devi fare entrare qualcosa qua in alto. Quindi andremo a vedere come portare traffico e come portarlo magari evitando di spendere tantissimi soldi, di dare soldi a Facebook così senza problemi, e andremo a vedere come trasformare questo traffico in clienti, quali sono i passaggi che devi andare a implementare per trasformare questo traffico in clienti. Quindi www.amosboilini.it/webinar, andrai a vedere come portare traffico e come trasformare il traffico in clienti. Ci vediamo là.